Allora, centro sociale Papa Giovanni XXIII che porta avanti l'esperienza trentennale della comunità LAG. Diamo la parola al dottor Cesare Rinaldini. Buongiorno, io mi collego a Marco perché penso che sia un tema importante, portandolo più sullo spettro terapeutico e quindi calandoci per un attimo la parte che mi tocca di più, che è quella dei trattamenti residenziali. Prima di tutto volevo dire che negli ultimi anni in commissione di monitoraggio, quando ci siamo incontrati per organizzare queste giornate, io personalmente il tema si pensava quale poteva essere il tema, e negli ultimi anni io pensavo che il tema non mi interessa, perché ci sono tanti temi importanti, non mi interessa particolarmente di cosa parleremo, ma mi interessa che ci siano operatori del CSM, operatori dei servizi sociali, che ci siano operatori del servizio minori, che ci siano qualcuno del WEP, qualche persona esterna. Quindi negli ultimi anni il nostro impegno è andato in quella direzione e spero che vada avanti sempre in quella direzione, perché l'obiettivo di questa giornata, di tutti gli anni, oltre al tema, credo che sia quello di che ci siano sempre più persone che non sono solo nell'ambito delle dipendenze in senso stretto. Io lo credo perché, confrontandomi anche con Manuela, che oggi non è potuta venire, che noi abbiamo sempre avuto risultati positivi negli incontri in comunità, quando ci siamo incontrati con più servizi, incontri integrati, quindi dove c'erano gli operatori del SER, c'eravamo noi, c'era qualche rappresentante del CSM o del servizio minori o del WEP. L'esperienza di questi anni ci insegna che se riusciamo a organizzare degli incontri o all'interno delle comunità o all'esterno, i risultati spesso, non dico sempre, ma spesso sono stati molto positivi, e credo che ci siano dei motivi. Sono stati molto positivi, ma sono sempre stati molto faticosi, come diceva Marco, in tempi necessari, nel senso che ogni servizio tende a essere molto centrato sulla propria parte e tende a dare la priorità alla propria parte, quindi diventa difficile organizzarsi, trovare anche una data, un giorno, un'ora per potersi incontrare. Quindi è sempre stato molto faticoso, come riflettevamo con Manuela, ogni servizio è un po' chiuso nel suo pezzo e spesso considera il proprio pezzo il più importante, noi compresi, noi compresi. Invece, come diceva anche Starace, nessuno si può tirare fuori, tutti quanti abbiamo la corresponsabilità dei trattamenti, e quindi credo che debba essere una corresponsabilità alla pari, e spesso questo non accade. Io credo che volevo fare solo una riflessione che è clinica, che ha senso questa cosa, perché se noi pensiamo alla tossicodipendenza come un lavoro terapeutico, no? Di integrazione di varie parti del sé, no? Che non sono in comunicazione, quindi che, oppure se non, nei casi meno problematici non sono in comunicazione, nei casi un po' più problematici alcune parti del sé che vengono negate, se andiamo in problemi ancora più grossi alcune parti frammentate, no? Quindi l'integrazione di tutti questi aspetti bio, psico, sociali diviene il lavoro terapeutico. Quindi è chiaro che se noi, non incontrandoci tra servizi che trattano dei pezzi, se non lo facciamo, noi colludiamo con questa caratteristica, con questa difesa, con questa struttura di personalità, colludiamo con la patologia. Okay, quindi continuiamo come loro tentano di fare, chiaramente per saltarci fuori, per riuscire a dare un senso alla vita, anche se è problematico, continuiamo a lasciare che le parti di sé siano frammentate e divise in parti sconnesse,
lasciando gli utenti nella loro classica, che conosciamo tutti, non identità, non definizione, non appartenenza. Il sindaco parlava proprio di ricostruire appartenenza, no? E noi invece, se non ci uniamo in gruppi di multiprofessionali, non solo dentro un servizio, noi colludiamo con la patologia, quindi che penso che sia difficile. Ultima cosa, poi concludo, il modello step care della regione, no? Che vede, cioè, la cura a step, no? A livelli, sono livelli differenziati. Si sta andando, come diceva Marco, nella direzione di un livello di diminuire, un livello decrescente non solo di invasività ma anche dell'intensità terapeutica, no? Uno per necessità economiche, perché non possiamo nasconderlo, e però l'aspetto più terapeutico è che per togliere un po' di assistenzialismo e dipendenza e dare un po' più di respiro e autonomia, vedendo negli anni persone che sono legate ai CERT, legate alle comunità, quindi un modello che riduce i costi però aumenta la responsabilità dei pazienti, la corresponsabilità dei pazienti. Quindi questo modello però, abbassando l'intensità terapeutica, come diceva il sindaco, ci vuole un impegno doppio, ci vuole un impegno doppio anche da parte dei servizi, perché se noi abbassiamo l'intensità terapeutica e non si crea una rete più forte, credo che non porterà a benefici terapeutici, ma porterà a problemi che si aumentano, perché almeno prima c'era il contenimento che compensava, okay? Quindi riducendo l'intensità terapeutica deve aumentare i collegamenti tra i vari servizi esterni, cioè esterni, i vari servizi che coinvolgono il trattamento e riuscire a creare quello che dicevo prima, cioè un'integrazione degli aspetti del sé, un'integrazione della personalità. Io mi fermo qua. Grazie.